Salve ragazzi, sono io, sono il vostro Gabri Costa. Ascoltatemi cari amici followers, voi amici del canale, voi che siete ancora iscritti e che mi seguite in tanti. Vi devo dire una cosetta durante la recensione. Sapete dove siamo? Nell'era dei pirati. Questa nave si sta muovendo, sta navigando. Si può vedere l'oceano. Però c'è una differenza. Nella versione arcade questa nave era ferma fissa e non si muoveva. Ma in questa versione Super Nintendo si muove. Ho dimenticato di dirvi che questo gioco si chiama Tartarughe Ninja 4 Turtles in Time. Ed è in versione Super Nintendo. Però vi devo dire una cosa. Quando selezionate un livello di difficoltà, l'altra nave inizia a sparare palle di cannone. Ma questa cosa di andare sulla nave dei pirati mi fa ricordare il gioco Sly 3 L'onore dei ladri, quando eravamo a Baia Bagno di Sangue, nel mare dei Caraibi, nelle isole caraibiche. Ma c'è un'altra differenza da dirvi, statemi a sentire. Nella versione arcade su questa nave si affrontavano Thok e Razar. Quando c'era una notte buia, tempestosa, con tuoni e fulmini. Ma qui invece è diverso. Affronteremo un boss diverso. Sconfiggeremo due boss, guardate chi sono, Bebop e Rocksteady, vestiti da pirati, armati con frusta e spada. Il problema è che non so chi dei due deve essere eliminato, ovviamente. Non so se eliminare Bebop o Rocksteady. E poi voglio vedere cosa succede. Guardate che fanno, si picchiano da soli. Bene, abbiamo finito. Sconfitti tutti e due. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Arrivederci.